Signore e signori, un ben ritrovato a tutti in questa città strana di merda, che è tutta la città è la stessa palestra, da quello che abbiamo potuto capire. Siamo rimasti bloccati, frizzati per non muovere neanche un passo appena prima della cazzina, sicuramente con Mary, perché qua è un sicuramente ci sarà qualcosa. Vabbè, che cazzo ci avete da gridare? Per fare un favore a me. Ah, perfetto. Se mi dici che sistemerà tutto, vabbè. Per questo motivo dobbiamo pensare ai trasferisci da Team Yen per stoppare tutti gli sfida palestre. Se avessero tolto in mezzo gli altri concorrenti, la signora sarebbe arrivata di sicuro fino alla Coppa Campione. Picchiateli forte. La capo palestra quindi è, che non l'ho ancora considerata. A proposito, noi abbiamo la card della capo palestra, vediamo un attimo cos'è. Ah, è un capo palestra ginepro, vediamo un po'. Non ci sono più di gente che i Pokémon non possono dinamizzarsi. A causa di ciò il numero di fan è diminuito sempre di più. La città ha subito un lento declino. Sono personalmente responsabile. Durante la lotta tenere i suoi assi nella manica per via del troppo entusiasmo. Una sua strada. No, non posso dinamizzare. No, che pacco. Ah, lui è cantante, cantautore, cazzi e mazzi. E si sì, abbiamo capito. Levatevi dal cazzo che qua c'è. Allora, dopo prima di tutto facciamo Pokémon. Rimedi. Sei l'unico che ha preso dei danni, mi sembra, sì. Boh. Andiamo e vediamo cosa succede. Sta facendo finta di cantare, non lo so. Cosa sta cercando di fare? Non voglio saperlo. Eccoti finalmente. Udito soffra dislessia, si chiama dislessia. Si lotta in modo semplice. Che peccato. Poi tipo buio, mi chiamo di nuovo il mesto, vabbè. Vabbè. Va bene, dai, su. Mi gira un po' il cazzo che non sia una palestra di quelle fighe che posso usare i Dynamax, ma pazienza. ...44 contro 64, aia, qualcosa mi dice che finirà molto veloce sta partita. No, che pacco. Ah, è resistente però, eh, il livello 44 mi sembra di averlo tirato giù facilmente prima. Facciamo forza, così non stiamo a usare un attacco iperpotente per togliere gli ultimi pezzi di vita. Oh, anche esperienza. Maramar, cazzo è? Boh.
non mi ricordo più. È un calamaro? Cosa abita inversione, cioè? Se è buio, teoricamente il calcio basso funziona sempre. Ah, è psichico, bastardo. Se è psichico, però se faccio... Proviamo un attimo a fare privazione. No, perché due attacchi di fila, faccia di cazzo? Faccia di cazzo, va bene. Se tu sei un calamaro, a sto punto... Vediamo un po' se funziona la mia tattica. Direi di sì. No, non era super efficace però, Che strano. Obstagoon. Ah, sì, ok. Cambio Pokémon, mettiamo Irabut. È un Obstagoon, è il tizio normale lì. Mi sembra, forse. Va bene. Nel dubbio doppio calcio. Direi che è morto. Anche perché ha fatto un brutto colpo, quindi il secondo colpo dovrebbe... Ah no! E invece... Ah, contrattacco, attenzione. Però dovrei vincere io, perché a sto punto col doppio calcio è già... Perfetto. Ne hai ancora uno? Un tank, vabbè, è un tank, l'abbiamo già capito. Per adesso continuiamo a lottare. Cos'è che sta a fare qua? Ah, ma la tizia che... Sbrigo attacco e tossina, perché? Peccato. Allora, dunque... È un po' come tipo normale. Questo è tipo buio volante. Io nel dubbio vorrei chiamare in campo il mio fedele amico di innumerevoli avventure, giusto per fargli capire chi comanda. E nel dubbio una cascatella sui denti. Vedi? Io so già che è avvelenato, ma so che è anche abbastanza resistente il nostro Gyarados da subire un attacco veleno. Nel dubbio facciamo un attacco colpo, così a caso. Vabbè, il Pokémon esplode, non si capisce bene il perché. E noi tendenzialmente abbiamo vinto. Abbiamo usato tutti i pezzi del nostro repertorio, addio! Mi mancava, addio, ma così disperato! È stato bello lottare con te, sono sicuro che i Pokémon la pensano così. Beh, perfetto!
Questa è la materia della nostra palestra, la materia buio. Va bene, salutami, la grazie, arrivederci. Carina la medaglia in buio. La gente che piange, vabbè, queste cose capitano. Purgatorio poco fine della 55, divise tipo buio, questi sono super cool. Che le mettere in vendita nei miei concerti, le mettere in vendita, no? C'è gente che le compra. La prossima sorella sarà di certo mia sorella Mary. Mi sono emozionata. Ti guardo per ignorare la mia tecnica di lotta, capisco. C'è una cosa di cui vorrei parlarti, voglio che tu prendi il posto. Ah, vedi che diventa capo palestra lei. Anche senza usare fino a dentro, il mio servizio con la risposta è no. Io divento campionessa, quindi non posso fare anche la capo palestra, giustamente. Per diventare campionessa. Io cosa vuoi? Una lotta così bella. Tu vai pure, va bene. Ciao! Ti è! Già ti ho sui denti, ti è, eccoti un MT! Urlo rabbia, va bene, è stato un piacere, grazie, arrivederci. Un attacco speciale di Pokémon intorno, perfetto. Ma sono appena uscito dalla palestra, che cazzo è successo? Ci pensiamo noi di mostrarci la strada. Fammi mettere a posto i Pokémon e arrivo. Ma che cazzo è successo al percorso 9? Cioè, che palle. New York? Che cazzo è? Grazie per lasciare pure la questione in mano mia. Non so cosa stia, ma ho intenzione di scoprirlo. Ti ho detto, vorrei essere solo provato sede del palestra. Vabbè. Laburno, bla bla bla, è una tosta, non so niente di mio rivale, vabbè. Ci sono cose più urgenti. Il vostro futuro. Mior? Mior. Provi da quel tunnel. It's the champion time. Se viene fiondato fuori dalla velocità della luce mi metto a ridere. Mi fate curare i Pokémon, mannaggia il clero. Puttana Eva, che rottura di cazzo. Sì, grazie. Ok. Qua siamo a posto. Torno quando vuoi. Va bene, non ti preoccupare che ci tornerò. Allora, dunque, signori, visto che siamo alla bellezza di 13 minuti e dobbiamo andare a vedere cosa succede nel tunnel, direi che visto che il tunnel sarà pericoloso, lungo e menoso, ci salutiamo, ci vediamo nella prossima puntata dopo che abbiamo sfidato clamorosamente una palestra senza neanche accorgercene, e ci si vede nel tunnel a picchiare cose, persone, animali e altre balle varie. Per il momento, signori, alla prossima e un saluto a tutti. Ciao ciao!